E poi ci sono quei momenti in cui ti giri un attimo per andare a prendere due pezzi di cristallo e quattro di metallo e ti attacca il Nidoking selvatico e un cazzo di maledetto Ninetales che, facendo danno ad aria, ti distrugge l'intero parco Pokémon. Tu non riesci a difenderti, i tuoi Pokémon sono tutti lì in modalità passiva come degli ebeti incredibili e perdi tutto. Dannato Ark, ti odio. Let's play. Ciao a tutti squali pesciolini, sono MamiDD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio di Ark Pokémon Evolved. Devo essere sincero, sono molto triste, perché avete visto nell'intro, ho perso tutti i Pokémon e non posso dare i nomi che mi avete detto, ma non solo, c'era lo shiny Squirtle, era viola, era tutto carino strano. Io vi ammazzo, Ninetales di merda! Allora, questo è un video contro Ark Pokémon Evolved e mi ribello al sistema. In questo video non me ne fotto un cazzo, io mi faccio lo squadrone della morte dei Bulbasaur e vado a massacrare tutto quello che sta in giro. Dopodiché ci costruiamo pure una cazzo di fortezza con dei muri di pietra e dopo ci metto all'interno almeno 4 Ninetales, che tutti quelli che si avvicinano dall'esterno gli fanno un culo così perché fanno un attacco ad aria. Maledettissimi stronzi! Però ci cominciamo a fare lo squadrone della morte. Ho perso tutto, l'ho perso pure il Scyther, come cazzo lo ripiglio? Devo andare a farmare i maledettissimi cristalli. Per fortuna mi è rimasto Ninetales, mi è rimasto Umbreon, mi è rimasto uno Shaco di merda, grazie che Crescenzo che sei scappato qui nell'angolino non ti sei fatto ammazzare. E mi è rimasto pure il piccolo Samu 23, sei resistito all'attacco della distruzione e della morte. E devo un attimo ripristinare qua la zona. A proposito, devo dare il nome ad Umbreon. Ok, Umbreon lo chiamiamo Matteo Gamer 98. Mi dispiace, Matteo Gamer 98. Ragazzi, mi dispiace veramente per quelli che avevano preso lo Squirtle. Che... Vabbè, io comunque vi cito nel video. Allora, aveva vinto Christian Passiatore per Squirtle. Lori ansioso per il secondo Ninetales che è già morto e fu un sacco di tempo fa. Dopodiché ce n'era un altro che mi aveva scritto. Ah no, erano finiti qui. Sì. No, non è Lori ansioso, è Vin25 che aveva vinto il secondo Ninetales. Vi chiedo, tutti coloro che sono morti in questo video, di riproporvi nel nuovo video, perché ragazzi, ora vado a catturare lo squadrone della morte perché mi sono rotto le palle di subire come il dannato. Tutti i Pokémon che mi voglio tenere salvi li tengo in passivo, mentre tutti gli altri... Ah, vedi, questi sono in neutrale ora. Però sti deficienti mica attaccano in neutrale, ma quanto siete rincoglioniti! Vabbè, per ora rimanete così. Io ripristino la casetta e andiamo a catturare il peggio Bulbasaur del mondo. Cioè, ve lo dico, il peggio... Ah, mi ero fatto pure il binocolo. Ma fanculo, mi ero fatto il binocolo per vedere... Oh, vediamo i Pokémon quanto sono difficili da distruggere. E mi hanno ucciso tutti. Vaffanculo. Bene, cominciamo la campagna della distruzione o della cattura del Bulbasaur. Dipende da che livello è il Bulbasaur. Allora, questo mi sta sul cazzo, quindi attacca il mio target, per favore. Dannazione. Massacra. Distruggete. Dai, vai Umbreon. Vai, muori c'è sto maledettissimo. Io ti massacro tutta la famiglia. E uno è andato. E beh, scusate, mi sono rotto proprio le scatole. Non ne posso più. Vieni Umbreon, vieni con me che andiamo a distruggere un po' di Pokémon e farmiamo anche un po' di un po' di come però si chiamano i gettoni qua della Pokémon Evolved. Distruggi sto sciacolo che non me ne frega niente. Vieni, massacra tutti. Che il Matteo Gamer 98 lo vedo bello potendo. Allora, se la regola dei Bulbasaur è vera, l'Ivisaur dovrebbe essere anche più forte, quindi, però è un livello 7, quindi lo vado a massacrare di brutto, perché ormai sono incazzato, ragazzi, io tutti i Pokémon che posso distruggere li massacro, basta, moriteci, e non me ne frega più niente, ci dovete morire, ma malissimo, ma proprio brutto, ecco, oh, quanto mi sento forte, 11 di Raw Primate, interessante, ah, è morto pure lo Shackle. Ah, ok. Vabbè, capita. Quando vai a caccia di Pokémon che ti fanno girare le palle, puoi distruggere tutto il mondo e non te ne accorgi. Mica lo fai apposta. Ok, ho trovato il Bulbasaur che mi interessa. Ora dobbiamo mettere un attimo i Pokémon in passivo perché voi non... No! Ma no! Ma avete rotto i coglioni! Ma sei un Ark di merda! Ok, Ark sembra avermi dato la benevolenza di farmi giocare.
Dannazione, Ark, ti odio. Vediamo sto Bulbasaur che livello è. Livello 38, questo potrebbe essere un buon inizio per fare le mie prove. Allora, voi come state messi qua? State belli calmi e tranquilli, carini e coccolosi, cari... No, siete neutrali. Voi, allora, passivi. Passivi tutti e due. Forza, dove stai? Bello. Passivo. Oh, bene, or bene. Allora, quel Bulbasaur, proviamo ad immobilizzarlo. C'ho delle trappole per orsi gigantesche, ma mi servono soprattutto delle frecce narcotiche, che ne ho 96 e dovrebbero essere buonbuonine. Ok, 125 cristalli, figo, possiamo riprenderci Scyther. Interessante. Che cosa c'è da quelle parti? Squirtle! Squirtle Shiny! Ti rivoglio! Voglio lo Squirtle di nuovo! Ma che carino lo Squirtle Shiny! Ti riprendo, giuro che ti riprendo. Dopo che prendo... Ti riprendo, piccolino, piccolino, sarai mio! Vieni, piccolo Squirtle Shiny! Non lo so se è Shiny, ragazzi. No, ho preso il Bellsprout, ma dannazione. Vieni qua, Squirtle. Vieni! Ma come... Dove cavolo vai? Vieni qui! Squirtle, Squirtle! Pam! Preso! Squirtle, Squirtle! Squirtle, sei un attimo bloccato, Squirtle. Sei un poco scemo, Squirtle. Oh! Oh, cazzo! Lo Squirtle! Mi è venuto ad attaccare, dannazione maledetta! Dove sta lo Squirtle? Squirtle? Ah, sei un attimo bloccato! Ah! Ma che brutto Squirtle viola! Però è anche carino, no, non lo so, sono indeciso. È bello o brutto? Scrivetemelo nei commenti, ragazzi! Ma soprattutto, hashtag acqua bagnatissima per diventare questo Squirtle! Sì, sono così convinto che lo prenderò, che vi scrivo già l'hashtag. Vieni, corri Squirtle, Squirtle! Bello, bello di zio. No! Non scappare! Vaffanculo! Squirtle, devo farti dei, devono entrare i miei amici di YouTube. No, oh, è unconscious, ok. E lo Squirtle Shiny si cattura, Squirtle. Allora ragazzi, chiunque diventerà questo Squirtle, alla fine gli scrivo, alla fine del suo nome, comunque gli scrivo Shiny, perché non lo so se hanno fatto un errore, se hanno fatto qualcosa, ma a me sembra uno Squirtle, cioè a me sembra Shiny, non lo so, cioè fatemi capire, fatemi sapere. Ma che bello che sei, ma quanto sei bello, sei puccioso. Vieni qua, Squirtle, vieni che dobbiamo andare a catturare i Bulbasaur cattivi della Madonna. Vieni, vieni, bello, vieni. Ok, i due Bulbasaur sono separati. Vieni qua, bello Bulbasaur. Vieni qua. No, si è rotto la... Ma che sfiga di merda! Ok, in lontananza ho visto un cazzo di Nidoking. Non ho capito ben dove è finito. Però, eccolo, 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 lo vedo. I Nidoking io li ho provati ad avere, ma sono un po' una merdina. Comunque, Nidoking a parte, c'è questo Bulbasaur. Allora, Bulbasaur, tu non è possibile che, cioè, mi stai sempre in giro e non ti blocchi mai neanche in una trappolina di merda. Allora, io ora ti metto la trappola qua vicino a quella gigante, così in una delle due ti devi bloccare per forza, e mi fai capire un attimo in quale delle due ti blocchi. Poi non ho capito perché Ark è così luminoso in questo momento. Allora, venghi signor... C'è una merda che vola. Signori, c'è la merda che vola. Potete venire a pulire voi dell'AMIU. Allora, signor Ark. Sì, ok, Bulby. Te, beccati questo, Bulby. Ah! Bulby! Bulby, stai calmino! Oh, cazzo! C'è Bulby che mi corre dietro al culo! Non ti prego, Bulby. No! Mi sono bloccato io! Ma che pirla, è vero? Mi si è dimenticato che mi blocca. Ma no, morire così, no. Contro il Bulby, no. Ma che pirla. E Mamid si avvicinava 4-4 con la sua Ercula per andare ad addomesticare un Bulbasaur selvatico sott'acqua, sperando che nessun pesce scassa coglioni si avvicini a rompere le balle. Vediamo un po'. Vediamo un po' se ti addomestichi subito e ce ne andiamo via 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 di qua, ma proprio via subito. Ok, tutto ancora tranquillo. La situazione sembra sotto controllo. Il Bulby sta carino e co... Bulby! Magna un altro pochino, Bulby, dai, ti do un altro paio di bottarelle. Dovresti mangiare. No, devo usare per forza la capsula. Se un rompicoglioni, vabbè, aspettiamo un attimino che gli finisce il cibo, che voglio dire, cioè, ce ne avrà poco. Ed eccolo il nostro Bulby! Non è morto, vero? Vieni, vieni Bulby, vieni, seguimi. Vai Bulby, corri Bulby. Meno male che i Pokémon sono waterproof. Hashtag i Pokémon waterproof, ragazzi. Alla fine di sto video, cioè veramente le cose strane che stanno succedendo su sto arc sono perché io sono senza... Cosa è successa la mia... Ragazzi, l'avete visto che ce l'avevo addosso l'armatura? L'avete visto tutti? Che cosa è successa alla mia armatura? Ma guarda te le... Ark, no, 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 Ark, noi non andiamo d'accordo se continui a fare sta roba qua, Noi non andiamo per niente d'accordo. Sono pirla, l'avevo messa qui dentro nella smite.
Ok, va bene, questa volta non è colpa di Ark, è colpa della mia demenza senile. Però voglio dire che Ark generalmente le sue colpe ce le ha. Quindi io starei bello tranquillo. Venga, signor Bulby. Allora, ragazzi, hashtag waterproof per diventare il nostro Bulby, che ora ci portiamo insieme perché fa parte del nostro squadrone della morte. Andiamo a catturare il Bulby di livello 76. Spero che riesca ad usare qualcuna di ste cazzo di trappole. Vabbè. Oh my god, il Bulbasaur di livello 121. Ma che, c'è qualche nido qua intorno che mi deve fare l'agguato? Che mi deve stracciare la minchia e rompere i coglioni? No, c'è anche l'Umbreon. C'è anche l'Umbreon di livello... Umbreon. Si sta un attimo fermo, dannazione, vaffanculo. Livello 114. Bulbasaur fa danni ad aria ed è di livello più alto. Però tutti e due sono molto interessanti. Attenzione, la mia squadrone della morte. Allora, se prendo sti due, ragazzi, il mio squadrone della morte è fatto. Il problema è che ho i peggio dubbi che non riuscirò a catturare tutti e due, perché per prenderne solo uno, sicuramente chissà dove cazzo se ne andrà, quante frecce li devo sparare e devo pregare tutti i santi del paradiso per non morirci. Perché non riesco ad immobilizzarli. Non ho idea di come immobilizzarli. È un problema. Però c'ho questo. Dicevo io che era troppo bello. Guardate il Nidoking di livello 190 che sta lì. No. Questo è un grosso problema. Guarda quanto cazzo è veloce. Via la velocità della luce. No, io non posso stare qui. È una zona troppo piena di problemi. Via. Andiamocene all'istante, belli. Sennò qua ci perdo tutta la squadra, sicuro. Ma ci godo! Il Bulbasaur, il Nidoking di livello 190 è stato ucciso dal Bulbasaur. Ma come ci... Ma porca di quella zozza, schifoso! Ok, secondo Bulbasaur catturato. Questo era di livello 45. L'ho catturato semplicemente. È stato molto semplice, quindi non ve l'ho fatto vedere. Scrivetemi nei commenti hashtag Bulby. Hashtag Bulby con la Y finale. E vi prendete questo Bulbasaur. Entrate in gioco con questo Bulbasaur. Intanto sto cercando il Bulbasaur di livello 121. E cominciamo a catturare anche quello. Ok, chi se ne frega del Bulbasaur di livello 121. Ne ho trovato uno di livello 171. Dove cazzo stai? Sei tu questo? Bulby di livello... Oh sì signori. Allora, io spero di non morirci malissimo. Attenzione. Ah! No cazzo. Oh cacchio, quanto è veloce! È velocissimo! Non pensavo che fosse così un problema. Porca di quella paletta. Controllato Bulbasaur, riuscivo a scappare. Ecco, ok. Oh no, ci sto morendo malissimo. Ok, squali e pesciolini, finalmente viene anche... smette di piovere. Io ho costruito questa gabbia, vi faccio vedere in che modo l'ho costruita. In pratica, allora, è un 3x2, tutte finestre. Praticamente l'obiettivo è entrare qui dentro, correre fin qui dove c'è la trappola, chiudo la porta, faccio il giro e vado a chiudere l'altra porta. Quindi il Bulbasaur dovrebbe rimanere qui dentro. Io però c'ho il dubbio che questo mi scappa. Quindi cercheremo insomma di essere il più veloci possibili. Sto facendo anche pochissime FPS, non so perché. Quindi proviamo il Bulbasaur di livello 171. Spero che non mi sia morto, ma spero anche e soprattutto di ritrovarlo. Quindi mi faccio aggrare e vado nella trappola. Questo è l'obiettivo. Ora vediamo esattamente come riusciamo a farla, come cosa. Allora, innanzitutto dobbiamo trovare il Bulby. Non funziona tanto bene sta trappola. Non funziona per niente bene. Ok, allora, è vero che ho costruito una trappola che non funziona un cazzo, però è anche vero che mi protegge dall'esterno. Quindi io potrei sparacchiare il mio Bulbasaur senza problemi. Ed è una cosa che trovo sicuramente utile. Vieni, bello. Poi ripariamo tutto, tranquillo. Guardati. Qua non mi fai niente. Guardati. Sì, attacca qua. Tranquillo, Bulby. Sì, però sto cornuto. Comunque mi fa il danno. Dov'è? Dove è scappato? Questo come esco mi fa il culo. Scommettiamo? Perché se la prende tanto con le costruzioni? Ma se ne è proprio scappato? Mi sa proprio di sì. Il problema grosso è che sti maledetti... Cioè, lui non è riuscito ad entrare subito dentro. E quindi mi sono trovato in difficoltà.
Se fosse entrato dentro, sarebbe stata una buona cosa. Allora, comunque abbiamo allontanato il Bulbasaur di livello 80. La porta a sto punto mi conviene tenerla aperta, in questo modo altrimenti non ci entra. E a questo punto, per tenerlo bloccato dentro, io la tengo aperta in questo modo, perché per loro è più facile. Ripariamo un po' tutto. Recentri di damage. Sì, voglio ripararlo. Come ti riparo? È riparabile in 2 minuti. Ok, va bene. Aspettiamo un attimino e ci vediamo tra poco col Bulbasaur di livello 171. Intanto il Bulbasaur di livello 80 passa. Dove è finito? Sto maledetto di un Bulbasaur si va a nascondere sempre vicino agli altri Bulbasaur. È proprio un cornuto. Quindi dobbiamo ora dobbiamo allontanarlo dall'Ivysaur. No, chi cavolo ma lo Shackle, ma guardate che sfiga. Ok, preso. Eccolo che ci segue. Ci segue, sì che ci segue. Devo mirare bene la porta. Ok. Dimmi che sei entrato. Ma manco per il cazzo sei entrato. Ok, strategia di prima. Strategia di prima, io lo devo fare entrare però. Dai Bulby. Maledizione, come devo fare a farlo entrare? Sto cornuto. Guarda dove sei andato a mettere. Oh cacchio. Oh cacchio. Entra? Perché non entri? Dai! Non ci vuole tanto! Vai Bulby! Vai Bulby! Sì, tu distruggimi la parete. Distruggimi tranquillo la parete che io ti sparo un po' di frecce. Finché non te ne scappi. No, non va bene così. C'è pure lo Zoro. Ah, sì! Sì, sta correndo come il deficiente. Devo solo mirarlo bene. Eccolo qua. Vai. Prossimo giro, altra freccia. Si è un attimo placato vicino alla finestra. Ci rimanga, signor Bulby. Per favore, voglio catturare il Bulby di livello 171. Io ci sto anche morendo male. Eccolo che scappa. Scappa, lo vado a prendere. Dove cacchio te ne scappi, maledetto? Vieni qua. Ma chi se ne frega che sono disidratato. Ci posso pure morire. Devo prendere il Bulbasaur di livello 171. Dove cacchio stai? Vieni qua, Bulby. Maledetto, dove scappi? Dove scappi? No, 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 no. Tu sei mio. Tu sei mio. Non ci stanno storie. Non ci sono. Ah, cacchio! No! No! Porca di quella puttana, zoccola! Mi è sembrato di rivedere il maledetto tornare. Eccolo lì. Guarda che è tornato. Ma quanto sei un genio. Tu dimmi che sei quello di livello 171, che mi vuoi distruggere la casa. Ma sì, però a sto punto, scusami, Allora, ti do un paio di... No, così no. Ecco, te pareva? Che proprio ora doveva... Ma guarda che sfiga, guarda. Ok. Ora mi entra da lì, sicuro. Sicuro. Ecco, lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo. No, sono rimasto chiuso dentro. Vieni qua. Vieni qua, sto per morirci. Però tu anche... No! Ragazzi, ennesimo tentativo. Le frecce non mi bastano tanto. Però penso che la strategia migliore. Aspetta un attimo, prima di distrarre troppo il Bulby, ci mettiamo l'armatura gentilmente. Grazie. Ok. Sì, mi sta distruggendo tutta la casa. Ma faglielo fare pure. Cioè, io non ho problemi che tu mi distruggi casa. Basta che ti fai catturare. Sei un maledetto. Cioè, comunque non possono fare i Pokémon inarrestabili. Dai. Ma che razza di modo di fare. Ecco, mo mi corre. Dove te ne sei? Ah, sì, nell'acqua. Vai benissimo. Vai benissimo nell'acqua. Che sei più lento. E io ti sparo le frecce come se non ci fossero domani. Però potevo usare il meccanismo dell'acqua. Ragazzi, la prossima volta altro che barchette qua. Altro che trappoline. Acqua. Acqua go go. Tanto i dinosauri qui non ci muoiono nell'acqua. Quindi, dai Bulby, fatti sparare le frecce in faccia. E addormentati prima. Prima che vengano i pesci. No. No. Quanto cazzo sei veloce. Ma sei un maledettissimo stronzo. Beccati questo. No. Vai, bravo, rimani nell'acqua. Ma che cazzo di addomesticamento è? Manco lo spinosauro è così difficile. Ma state scherzando, state. Ma io non ci posso credere. Ma che cavolo di ragionamenti fate. Magari mi semplificate un attimo sto gioco, no, Devo giocare sempre contro tutto il mondo. Mo ci mancano solo i Gyarados della vita. No, dai, Bulby, non te ne scappare così lontano. Addormentati. Ti prego. Non posso nuotare così veloce. Guarda i pesci. Vedo i pesci stronzi. Vedo i pesci stronzi. Dorme. Zitti che dorme. Il problema è che è un attimo lontano. Io come cazzo ci arrivo fino qua?
Vabbè, intanto Bulby, pigliati la carne che c'ho. Poi ragioniamo, va? Dai, pigliati sta carne. Dorme, ragazzi, ma ho paura di questa domestica. Ecco, lo sapevo io. Lo sapevo. Maledizione! Ok, allora, se i pesci non hanno fatto gli stronzi, io dovrei riuscire a dargli un bel po' di primate. Chi se ne frega, me la prendo tutta. E andiamo dal nostro Bulbasaur. Distruggeremo un po' di gente, non fa niente. Però io devo ucciderli. Devo uccidere i pesci. Devo catturarmi il Bulba. E avete rotto le palle. Cioè, porca di quella miseria. Dove sta Bulba? Oh, cacchio! No! Ninetales! Ninetales, che ti ho portato a fare? Uccidi la gente! Ok, benissimo. Il problema, un po' meno benissimo, è trovare il mio Bulby. Se non c'è morto. Dove cavolo era? Ok, la mia sfiga non ha limiti perché ci sono morto affogato. Dannazione, io non riesco più a ritrovare il mio Bulbasaur di livello 171. Non vorrei che i pesci se lo siano pappato. Vaffanculo. Ark, te lo dico con tutto il cuore, vaffanculo. Ok, che non ho più Ark. Voglio dire, il Bulbasaur penso che ormai sia andato. Ma scusate, Ninetales dove è finito? Dove cazzo è finito Ninetales? No, Ninetales no. Ninetales no. Non è una bella cosa perdere pure Ninetales. Ma guarda, dove cazzo è finito Ninetales? Ma perché Ark mi fa sti giochi strani? Ma che cazzo t'ha detto di farmi sparire? Solo perché io sono morto affogato in acqua? Tu mi fai sparire Ninetales? Perché? Ark, perché? Non è giusto! Allora, guarda un po'. Cioè, non solo Ninetales mi è sparito, ma ci sta un agglomerato di quattro pesci, di quelli indistruttibili, tutti qua davanti a me. Ma, cioè, ma voi state scherzando? Ma voi mi volete far incazzare come, cioè, come se non ci fosse un domani? Lì c'è un Bulbasaur di livello 38. Ma che cazzo me ne frega del Bulbasaur di livello... Mi sto veramente incazzando. Non è possibile che mi avete fatto perdere il Ninetales. No. Squali picciolini, che dirvi? Che cazzo succede ad Ark? C'è qualche grosso problema ad Ark. Ok, sono super buggato. Va bene. Che vi devo dire? Per oggi il video finisce qui. C'ho un Bulbasaur volante perché Ark ha deciso di fare lo stronzo. E ho perso un Ninetales. Ho perso il mio Bulbasaur di livello 171. Ho capito che le trappole non funzionano su Ark in nessun modo. Neanche quelle fatte per i dinosauri normali. È impossibile riuscire a farle funzionare perché sti dinosauri, sti Pokémon di merda, sono piccolini e ti rompono il cazzo. C'hanno le skill ad aria. Insomma, sono abbastanza... una rottura di coglioni. Che dirvi? Io vi ringrazio per aver visto il video fin qui. Se sei arrivato fin qui, scrivi nei commenti hashtag squadrone della morte. Hashtag squadrone della morte. Comunque, due Bulbasaur e un Umbreon ce li ho. Quindi mi dovrei riuscire a difendere bene. Però il Ninetales mi serviva. Vabbè. Che ci dobbiamo fare, ragazzi? Ark è cattivo con me. Mi ha fatto spawnare, despawnare così il Ninetales. Così, all'improvviso, ho perso il Ninetales. Cioè, io non ci posso credere. Va bene, ci vediamo nel prossimo video. Ti ringrazio per aver visto il video fin qui. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, commenta e condividi. Ma soprattutto, per sostenere il canale, la serie e tutto quanto, ricordati di condividere anche su Facebook. Ci vediamo nel prossimo video. Un saluto, Sharkzen a tutti. Ciao! No, ragazzi, no, non ci posso credere. Non ci posso credere, ditemi che è una visione. Ditemi che è una visione. Oh, il mio Ninetales. Oh mio Dio, amore. Davide Buccella, cioè, non sono gay, però Davide Buccella, amore mio. Che... No, vaffanculo, Ark, vaffanculo. Vaffanculo che mi si bugga come se non ci fosse un domani. Ma c'è un Ninetales, vaffanculo, me ne hai fatto un cazzo. Vieni qua, bello di zio. Vieni. Non fa niente. Noi ce ne andiamo a casa belli tranquilli. Ti ho ritrovato, ma quanto sei bello.